Ciao, sono Patrizia Azzi, una ricercatrice dell'INFN di Padova e vorrei rispondere alla domanda: può l'antimateria essere utilizzata per qualche cosa? Se sì, cosa? E soprattutto, quali potrebbero essere le conseguenze, sia positive che negative? Chiaramente, i fisici delle particelle producono l'antimateria nei loro esperimenti, come l'LHC, perché è importante per capire il funzionamento delle leggi della fisica. Ma io immagino che la domanda riguardi degli utilizzi dell'antimateria al di fuori della ricerca. E in effetti l'antimateria è usata in medicina. Ad esempio, la PET, la positron emission tomography, è un metodo di diagnosi che usa i positroni, ossia gli antielettroni, per ottenere delle immagini estremamente precise del corpo. In questo caso si aggiungono dei nuclei che emettono positroni nel paziente e quando i positroni vengono emessi si annichilano con gli elettroni del corpo emettendo dei segnali che poi vengono analizzati per ricostruire le immagini. E questo non causa nessun tipo di problema per il paziente, è un metodo non invasivo. Recentemente però si sta studiando anche un'applicazione per poter studiare fasci di antiprotoni nella cura dei tumori. La adroterapia, ossia la cura dei tumori con i fasci di particelle, è già nota e molto efficace. L'idea è che si usano particelle che non intaccano il tessuto sano e rilasciano energia semplicemente nel tessuto malato distruggendolo. E pare che se si usano gli antiprotoni al posto dei protoni si possa ottenere un effetto ancora maggiore, perché si sfrutta di nuovo l'annichilazione degli antiprotoni con i protoni del tessuto malato. E per fare questo bastano dei fasci molto più piccoli, con ancora meno rischi per il paziente. Questo studio però è ancora in corso e non ci sono ancora risultati sugli esseri umani, ma è un bellissimo esempio di collaborazione fra fisici, biologi e medici.